il Genoa, Juve che ha messo in cassaforte la qualificazione Champions. Dybala riesce a trainare di rigore con un palleggio e dopo aver ricevuto un pallone veloce, intelligente da sinistra da parte di Alvaro Morata, ha provato con un mini sombrero, diciamo, a inclinarsi nell'area di rigore, poi non è andata a buon fine. Vlahovic, il vantaggio della Juventus, la rimessa laterale, fulmineo, cross dalla sinistra sul palo lungo e al decimo minuto il tuffo, l'incornata di Dusan Vlahovic per il vantaggio della Juventus. È stato immediato il cross, subito la battuta, dopo la battuta della rimessa laterale a favore della Juventus, una spiovente dal lato mancino a cercare e a trovare Vlahovic, che in posizione regolare, salvo chiamate che dicano contrario dal VAR, Vlahovic che mette a segno il gol del vantaggio che sblocca la partita al decimo minuto. È stato rimbolarsi, arrivare quasi in zona tiro, vede sulla sinistra l'arrivo di Morata, si sistema il pallone sul destro, carica, c'è però troppa Lazio e torna a lui, ma arriva la prodezza di Alvaro Morata al minuto 36. Sembrava aver tentennato troppo, aver perso il tempo giusto, era circondato da giocatori della Lazio, ma c'era ancora uno spiraglio per un tiro a giro da dentro l'area, da posizione defilata, ha baciato il palo, il pallone, per poi depositarsi alle spalle di Stakhoch, un gol fantastico da parte di Morata al minuto 36 del primo tempo. Dopo aver fornito il traversone del gol di Vlahovic di testa, Morata si è messo in proprio, si è anche in qualche modo voluto sbizzarrire e ha cercato di ritardare il più possibile questo tiro, sembrava persa questa palla quasi da parte della Juve, poi è arrivata questa stoccata fenomenale per il raddoppio della Juventus. Juve 2 Lazio 0, ha raddoppiato Alvaro Morata. Eh sì, però va sottolineato che tutto nasce da una straordinaria ripartenza di Paolo Dybala, un'accelerazione che ha lasciato sul posto i difensori. Un calcio d'angolo e c'è il 2-1, il 2-1 della Lazio, deviazione sotto porta che è stata di Patrick, ancora lui dopo il gol nella scorsa giornata di campionato. È stato un calcio d'angolo splendidamente calciato da Cataldi, deviazione di testa, anche deviazione successiva all'incornata di Patrick che ha fatto carambolare il pallone alle spalle di Perin. Minuto 6 del secondo tempo, è cambiato nuovamente il risultato qui allo Stadium. Patrick con deviazione complice di Alexandro e gol che verrà attribuito comunque a Patrick, gol che fa cambiare il tabellino, ora dice Juventus 2 Lazio 1. Ancora con un contropiede della Lazio, è un 5 contro 4, attenzione alla Lazio in avanti, possibilità di andare alla conclusione, para Perin, Milinkovic, Savic in rete, il pareggio della Lazio, invasione di campo di tutta la panchina biancoceleste per un pareggio che arriva esattamente allo scadere del recupero. Milinkovic, Savic sotto la traversa a mettere in porta la parata di Perin, in corsa non era facile, la posizione decentrata, centrare il bersaglio, che significa Juve 2 Lazio 2, la firma su questa partita e direi sulla stagione della Lazio di Milinkovic Savic. È proprio così, una traiettoria quasi impossibile quella che è riuscito a trovare il centrocampista laziale sul mezzo, sulla destra, molto decentrato, con un piatto è riuscito a disegnare questa parabola e frattanto è arrivato il fischio finale dell'arbitro, quindi possiamo dare il finale Juve Lazio 2-2. Stavo raccontando il gol con il quale Milinkovic Savic proprio nell'ultimo secondo del recupero ha segnato il gol del pareggio della Lazio, in qualche maniera anche un po' guastato la festa della Juventus. Davvero bello il pallonetto di Milinkovic Savic che è finito sotto alla traversa, la posizione davvero impossibile, anche in questo caso incolpevole Perin, che prima aveva interrotto il tiro che era stato di Basic.